Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video del lunedì in cui affrontiamo l'argomento dove sta andando il mercato delle criptovalute, in particolar modo analizzando Bitcoin, ma vedremo oggi anche Ethereum perché ci sono delle configurazioni particolari. Rimandata invece al prossimo video BNB perché c'è una struttura di analisi tecnica che volevo farvi vedere e vorrei dedicare un video direttamente proprio sulla coin di Binance perché sta affrontando una fase ribassista notevole, assolutamente importante tenerne conto. Ma cosa sta succedendo in particolare su Bitcoin? Sembrerebbe una fase di distribuzione, c'è lo spauracchio, quindi la paura che Bitcoin in questo momento, dopo circa 60 giorni, ragazzi, di trading range, stia facendo in sostanza una fase di distribuzione che potrebbe poi sfociare in un ribasso notevole. La paura è proprio questa. Andiamo pertanto a fare l'analisi grafica perché volevo farvi vedere una serie di peculiarità. Dobbiamo stare attenti ad alcuni livelli. Anche oggi il mercato dimostra la sua debolezza su alcuni livelli di resistenza, in particolare il prezzo medio di cui parlo da un po', che è quello intorno ai 10.400 dollari, che non si supera, ragazzi, non si supera, e poi dopo ci sono una serie di resistenze notevoli. Quindi il mercato rimane imbambolato, ma da un punto di vista ciclico il tempo sta scadendo, il mercato è fermo sui livelli, non riesce a salire, non riesce a prendere un trend rialzista, diventa quindi pericoloso questa fase del mercato delle criptovalute, anche perché la volatilità è ridotta a zero e attenzione che anche la volatilità ha il suo ruolo, perché dobbiamo andare a considerare anche il fatto che è possibile nei prossimi giorni avere un boom di volatilità, e attenzione, perché il boom di volatilità spesso è sulle fasi ribassiste. Per cui spostiamoci sul grafico, analizziamo questa cosa e controlliamo, vediamo se effettivamente si può trattare di distribuzione per quanto riguarda il mercato delle cripto e per quanto riguarda il re Bitcoin. Bene, ragazzi, allora abbiamo qui davanti il grafico del mercato. Adesso vi ingrandisco ovviamente i titoli. Ho già fatto degli spostamenti rilevanti per quanto riguarda l'analisi ciclica, per cui la vedremo già direttamente. Intanto volevo subito mettere in evidenza che dal punto di vista di RSI siamo in fase neutrale, per cui non abbiamo nessuna, ragazzi, informazione aggiuntiva da questo indicatore, tranne una: siamo in barra di congestione. In barra di congestione il prezzo di equilibrio lo vediamo nella media mobile a 50 periodi, che è circa 10.400-10.500 dollari. Ma quello che sta succedendo da un punto di vista di analisi tecnica è appunto questa configurazione di barra di congestione. Abbiamo dei livelli importantissimi che io vi ho indicato in questo momento tratteggiati rossi, e sono qui il 10.000 dollari e sopra come resistenza gli 11.000 dollari. Questo lo possiamo anche eliminare, che non serve più. Per fare chiarezza, c'è questa trend line che potrebbe fungere anche da supporto per un eventuale pull back dal basso, quindi un'eventuale fase ribassista che potrebbe anche arrivare addirittura a fare questo. Speriamo chiaramente di no, ragazzi. La lascio ancora per un po' questa trend line e poi la elimineremo tra poco, tra qualche giorno. Ma le vere novità, ragazzi, poi c'è anche una cosa da considerare da un punto di vista di analisi del trend rialzista: c'è il famoso triangolo, insomma, questa trend line ribassista che ancora tiene i prezzi giù e quindi in linea di massima non è stata mai superata al rialzo. Quindi questa funge da grandissima resistenza. Poi c'è la resistenza famosa a 12.100, che era prima 11.700, poi allargata. Alla parte ribassista il vero spartiacque è 9.200, però ragazzi attenzione a queste fasi, perché 9.200 potrebbe essere anche utilizzato per creare la famosa manipolazione, cioè cercare di rompere questo livello per innescare una serie di vendite, anche di stop loss che partono, e da lì ovviamente recuperare un po' di forza per un eventuale trend rialzista. Molto spesso i mercati fanno questo tipo di discorso, la famosa spike, che ormai avete imparato a comprendere. Quindi dobbiamo stare attenti a questi livelli, soprattutto in queste fasi. L'informazione aggiuntiva per quanto riguarda Bitcoin, per comprendere, ragazzi, se si tratta di distribuzione ed è possibile un rischio di distribuzione in questo caso, ce la dà, indovinate un po' quale? Analisi, l'analisi ciclica, ragazzi. Ancora una volta, in questa fase, una delle analisi più importanti da comprendere. Allora passiamo subito ad analizzare l'analisi ciclica del mercato, perché ci sono delle importanti
importanti novità che volevo farvi vedere. Intanto ho definito, concluso un ciclo, è un azzardo ragazzi, però poi bisogna anche mettere dei puntini per avere delle considerazioni, quindi un ciclo lungo, questo qui, che era stato fatto dal 17 di luglio al 28-29 di agosto ragazzi. Allora questo ciclo in realtà è un mensile lungo da 43 giorni. Il mercato lo fa, l'ho fatto spesso ragazzi, perché qui per esempio ne ha fatto uno da 48, qui uno da 53, non è niente di anomalo, devo essere sincero. Ci sono delle peculiarità, ci sono delle peculiarità che sto ancora evidenziando dal punto di vista dei cicli, che il mercato non è chiaro, perché quando siamo in barra di congestione tutto è molto più difficile da comprendere, perché il mercato non si muove con grandi movimenti e quindi non ci dà spazio per fare un'analisi corretta, ma d'altronde non ce n'è neanche bisogno, perché i prezzi in sostanza ragazzi non si muovono, quindi non è che ci siano grandi trend da tradare. E da un punto di vista analisi ciclica, al momento quello che sto seguendo è questa analisi qui ragazzi, ok, questa analisi qui lo mettiamo un po' più su, cioè la fase che dal 29 di agosto si è iniziato un nuovo ciclo mensile lungo, probabilmente come i precedenti, lo vedremo, perché ha costato anche al mercato di Ethereum, che potrebbe ragazzi essere o il primo ciclo di un nuovo maxi ciclo annuale, oppure quello che conclude il ciclo annuale. Tecnicamente dovrebbe concludere il ciclo annuale che stiamo aspettando. Il ciclo annuale ragazzi può durare fino a dicembre, inutile che siamo lì a ragionarci, perché è iniziato il 15 dicembre dello scorso anno. Quindi se noi volessimo ragionare in termini di analisi ciclica solare, il 15 dicembre del 2019 è una data utile, quindi c'è tempo ragazzi, c'è tempo. Quindi l'analisi ciclica non deve distrarvi, non dovete utilizzarla da un punto di vista operativo, ma da un punto di vista di concezione del mercato, di comprensione di quello che sta succedendo. Quindi questa fase è una fase che il Bitcoin sta facendo di chiusura di un ciclo grande come un ciclo annuale, quindi è importante comprendere questa cosa. In virtù di questo ragazzi, mi sento di dire che questa fase non può essere considerata distribuzione, perché è facente parte appunto di un'analisi ciclica di chiusura di un annuale, che a dire la verità è anche molto blanda su Bitcoin, perché guardate per esempio, faccio un super diciamo riferimento ad Ethereum, guardate quella di Ethereum come ribassista rispetto a quella per esempio invece di Bitcoin, che è schiacciata, è più in trading range. C'è anche da dire che Ethereum, vedete qui, ha iniziato una nuova fase, quindi va assolutamente presa in considerazione. Lo vedremo tra poco, quindi non arrivato alla fine di questo video ragazzi, è un video più interessante, più importante questa settimana, quindi lo vedremo tra poco anche Ethereum. Quindi da un punto di vista ciclico ragazzi, questa fase di chiusura annuale mi indica che questa fase è difficilmente identificabile come una fase di distribuzione, bensì potrebbe essere una fase di riposo del mercato, di scarico degli indicatori da un punto di vista di ipercomprato e soprattutto di rielaborazione di quello che è il futuro della cripto, perché è vero che Bitcoin è salito tantissimo, è salito anche in brevissimo tempo, a questo punto magari riposiamo, ragioniamo, vediamo se effettivamente questi prezzi sono sostenibili dal mercato. Questa è l'idea che generalmente mi sto facendo sulla fase attuale del mercato di Bitcoin. Ciclicamente però ragazzi esiste questo punto, questo neo, in questo caso di scadenza ciclica, che potrebbe essere diciamo indirizzata dal classico ciclo di 30 giorni, quindi 29 settembre ragazzi, a quello che poi è questo ciclo diciamo allargato che ha fatto. Quindi nelle barre di congestione di solito i cicli tendono ad essere più lunghi, perché il mercato in sostanza non fa nulla, perde solo tempo. Al momento mi sento di indicare questa fase di fine settembre, la prima decade di ottobre, come una fase ciclica importante da tenere monitorata. C'è da dire però un'altra cosa, al momento ragazzi questa fase non ha superato i massimi dei cicli precedenti, che era quello a 11.000, vedete ci è arrivato vicino qui, ma non l'ha superato. Questo significa che la tendenza ciclica in teoria è quella con maggiore probabilità, è ribassista. Ribassista significa che probabilmente potremmo avere una M costruita in questo modo ragazzi. Questa è la mia paura su questo mercato e in questo momento è da tenere in considerazione, perché potrebbe arrivare ai famosi livelli di 8.007, 8.005, insomma in questa fase, probabilmente a fare un testing anche della media mobile a 200 periodi, quando sarà. Ovviamente sono supposizioni,
non sono consigli finanziari, non dovete assumere posizioni short in questa fase perché il mercato ancora non ha indicato nessun livello short, ma sono idee generali per, insomma, ragionare sul possibile futuro della cripto. Da un punto di vista invece oggettivo, quindi operativo, da un punto di vista tecnico, solo un ribasso al di sotto dei minimi a 9.008 qui, ragazzi, indicherebbe un ingresso possibile short, quindi una fase di short. Ci sono anche delle altre fasi short, insomma, che indichiamo anche nella Trading Academy quando parliamo appunto di operatività giornaliera, ma non adatta a YouTube, ragazzi. E poi invece da un punto di vista long, solo il superamento di questa fase qui indicherebbe un ingresso long, quindi quando, ragazzi, sopra gli 11.000 e sopra la famosa trend line discendente del triangolo. Quindi in questa fase non ci sono operazioni di trading nel medio periodo, diciamo così, ragazzi. C'è solo una fase di trading che può essere indicata come trading da qui ai 2-3 giorni, quindi swing trading da un punto di vista tecnico, che in effetti facciamo, lo stiamo facendo anche con i nostri trading system in Academy. Però, ragazzi, al momento non c'è grande torta da prendere, quindi attenzione a questa fase. Già un primo segnale magari rialzista si potrebbe avere al superamento dei 10.500, ma comunque poi c'è il cap qui a 11.000, non si va da nessuna parte fino a quando non si superano questi livelli. Al contrario, una fase ribassista, attenzione alla rottura di questo livello qui a 9.008, confermata comunque in chiave daily. Passiamo ad Ethereum, che invece ha un grafico completamente differente. Intanto leviamo questa trend line totalmente inutile in questa fase. Allora, Ethereum fa il death cross delle medie mobili, che indica medio periodo trend ribassista, e poi fa il pullback, ragazzi. Attenzione a questa configurazione, perché questo è un pullback bello e buono della media mobile a 200 periodi, quindi importantissimo tenerlo in considerazione. Vedete qui, ok, questo pullback di Ethereum è un segnale, non è ribassista ma non è neanche rialzista. In particolar modo la candela di oggi, questa Morningstar che sta disegnando, è una candela pericolosa di inversione di trend. E da un punto di vista di analisi tecnica, ragioniamo, ha raggiunto i livelli di 190, famosa resistenza di Ethereum, quella che è importantissima, diciamo, da superare. Non ha superato questo livello, ragazzi, che è il massimo del precedente ciclo, il primo massimo, perché l'altro massimo è qui, ragazzi, vedete dov'è? Quindi non c'è stato un'indicazione di trend per Ethereum long nel medio periodo, diciamo così, diciamo, non è stato nessun segnale. Questo trend, che è rialzista, lo vedete in questa fase, è di brevissimo e dura da esattamente 16 giorni, 15 giorni, perché è probabilmente un nuovo ciclo mensile. Nuovo ciclo mensile iniziato su Ethereum esattamente il 29 agosto, che potrebbe avere un'ennesima configurazione ribassista, cioè fare questo rialzo così e poi andare in chiusura al di sotto dei minimi a $160 e andare a questo punto a configurare un altro ciclo ribassista, perché vedete i precedenti su Ethereum, ragazzi, sono tutti ribassisti. Vedete, questo è ribassista pure, vedete, e quindi qui nulla vieta che si possa fare così, ragazzi, e arrivare anche a concludere, diciamo, un ennesimo ciclo ribassista, insomma, mensile, ecco, chiamiamolo così. Da un punto di vista di analisi ciclica, quindi fate fortemente attenzione, perché la parte up è avvenuta. Quindi o il mercato continua, rompe prima i livelli di resistenza della media mobile a 200 periodi, poi quella qui su, cioè a 50 periodi, poi va a rompere i massimi del precedente ciclo a 200, si avvicina su questo livello, allora cambiano un po' le cose, ragazzi. Ma fin tanto che non avviene questo, attenzione, perché questo rialzo è una famosa trappola e sembrerebbe una famosa trappola, quindi è importante fare attenzione, ragazzi. Non significa che dovete andare adesso a fare degli short perché il mercato ha raggiunto dei livelli. Sicuramente questo punto è uno short di ingresso, per chi di voi è trader lo sa a cosa mi riferisco, però ovviamente va trattato con stop loss, con grandi, insomma, diciamo, livelli da mantenere, insomma, anche nei prossimi giorni. Quindi solo per trader che fanno dei trading, oppure un
un trading magari non più lungo di 2-3 giorni, ma per chi fa posizionamento, holding o quant'altro, il mercato per quanto riguarda Ethereum rimane short, quindi rimane ribassista nel breve periodo. Dal punto di vista però di analisi ciclica globale, di previsione globale, noi stiamo aspettando anche su Ethereum la chiusura del ciclo annuale, ed è anche questo un significativo orientamento, perché indica ancora una volta i livelli, diciamo, temporali intorno alla decade di ottobre. Quindi la chiusura sarebbe da evidenziare se diciamo si rispetta l'analisi classica con un ciclo ulteriormente ribassista intorno alla decade di ottobre, e chissà che non sia a quel punto magari una scadenza temporale corretta per riprendere magari un trend long che era stato molto importante. Questo qui, ragazzi, vedete, quello da dicembre del 2018 aveva fatto un bel rialzo. Certamente questa fase ribassista si è rimangiata pesantemente tutti i gain, e anche per esempio quello che era il rialzo delle altcoin, di alcune altcoin le più importanti rispetto a Bitcoin, che erano salite di più, mentre invece nell'ultima fase sono scese molto di più di Bitcoin, annullando in sostanza quel gap che c'era stato. Quindi, per ricapitolare il video di oggi, ragazzi, abbiamo una scadenza ciclica da guardare, che è quella di fine mese di settembre e la prima decade di ottobre. Attenzione al mercato, veramente molto incerto in questa fase, quindi prendetelo sempre con le pinze. Vi ho indicato i livelli da monitorare anche per operazioni long short, se vi piace, diciamo, fare i salti mortali. Chiaramente non sono consigli finanziari, ma solo opinioni, ragazzi. E poi vi ho fatto vedere come Ethereum ancora una volta non è da considerare in una fase long, ma è una fase solo di breve long al momento, quindi bisogna stare molto attenti da questo rialzo. Ciclicamente abbiamo anche il nostro punto di vista. Per la settimana è tutto, cercate di mantenervi ovviamente aggiornati, quindi iscrivetevi al canale, ragazzi, perché faremo anche un altro video su Binance, perché Binance sta facendo un disegno anche particolare e va tenuto sotto controllo. Poi mi piacciono molto questi token, anzi queste coin, perché Binance è una coin relativa, insomma, agli exchange, quindi io la monitoro fortemente. Non ha raggiunto neanche i miei livelli di ingresso, che qualcuno di voi si può ricordare dal mio precedente video, quello che riguardava le tre altcoin da monitorare, per cui Binance merita un video a parte che faremo in settimana. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, nei commenti ditemi quello che pensate di questa fase difficilissima. Ma se vi ricordate, io 2 mesi fa vi avevo detto che saremmo andati incontro a una fase per trader e non per holders, ok? Ciao ragazzi, buon inizio settimana!